L'avvocato La Monica, responsabile di relazioni esterne della S Roma Calcio. Allora, 3-2, ma si sta vedendo una grande Roma. Sì, stiamo facendo una buona partita, una partita molto dinamica, insomma il pallone di gioco l'abbiamo avuto per la maggior parte del primo tempo noi. Naturalmente quando c'è un fuoriclasse come Francesco Certo. Totti da quel lato è difficile poi andarlo a contrastare, insomma i tre gol derivano da tre tiri dalla tre quarti, con la punizione Fuoriclasse. compresa, insomma sì, compresa la punizione, insomma tre tiri, tre gol, quindi quando c'è Totti dall'altro lato, insomma c'è poco da La fare. Roma è viva, anche i nuovi innesti, Davide Di Michele, ho visto, Sì, insomma, veramente abbiamo. gira. Sì, stiamo girando bene. Io sto vedendo una buona partita, un buon primo tempo. Davide Michele è molto dinamico davanti, molto attivo, ma anche il resto della squadra. Abbiamo avuto Paiuca, il gol che ha fatto, insomma, anche questo ragazzo è abbastanza promettente. Stiamo facendo un bel gioco. È quello che ci aspettavamo, è quello che speravamo che fosse. Aspettiamo che la partita finisce, una Roma chissà, magari no, qualche colpo di Michele o qualcuno anche a Ecco, centrocampo. se magari l'arbitro concede meno punizioni al limite, forse ce la possiamo fare a recuperare. Ma con le punizioni al limite, Francesco le butta tutte dentro. Francesco Totti è un fuoriclasse, insomma, c'è poco da fare. Quando ci sono punizioni così, è difficile andare a contrastare. Però vediamo, noi siamo fiduciosi. Grazie al avvocato La Monica, al prossimo appuntamento ci aggiorniamo a tra breve.